Hai usato con convinzione i pota verbs della scorsa settimana? Cosa sei dietro a fare? Hai sorpreso i tuoi amici dimostrando loro coi fatti che questi pota verbs hanno un'efficacia davvero maggiore rispetto ai banalissimi verbi della lingua italiana? Stai lì, guarda. Imparti al negozio d'animali. Molto bene. È tempo di approfondire la conoscenza dei pota verbs. Preparati, perché sto per dartene due. Eccezionale. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, perché nelle prossime settimane di Pota Verbs ne vedremo a bizzeffe. E ricorda, i Pota Verbs somigliano ai phrasal verbs, ma c'è molta, molta più libertà, molto più relax. First of all, you gotta stay relaxed. Yeah. You jerk off. A volte l'avverbio c'è, altre volte no. A volte il verbo c'è, altre volte nemmeno lui. Goditele in tutta serenità, come disse Matteo a Enrico. Diamo un hashtag. Enrico, stai sereno. Caro amico campano con il vizio del gioco, se la tua amica che ha origini di seriate ti rimprovera in questo modo, di questo passo mangerai fuori la casa. Non ti sta dicendo che smonterai pezzo per pezzo la tua casa e la mangerai in un prato, all'aperto. Infatti, mangerai fuori è un semplicissimo pota verbs composto da mangiare e fuori, ma che letteralmente significa vendere, oppure svendere. Da un bergamasco o da un bresciano puoi sentire esclamazioni di questo tipo. Ho mai affo la casa. Che tradotto letteralmente diventa: ho mangiato fuori la casa. E cioè: ho venduto la casa. Ovviamente si può usare per qualsiasi tipo di bene. Ho mai affo la macchina. Che tradotto letteralmente è: ho mangiato fuori l'auto. Che sta per: ho venduto l'auto. Ho mangiato fuori la moto. Porca di quella... You gotta stay relaxed. Ma quella fattura poi era stata pagata? Aspetta che ci guardo. Ci guardo è un altro pota verb molto diffuso tra tutte le classi sociali qui a Brescia e Bergamo. È molto semplice da comprendere anche per chi non capisce il dialetto. È la traduzione letterale di... Ah, aspetta che guardo. In italiano si direbbe... Controllo, verifico, faccio un'attenta analisi. Nel prossimo video scopriremo altri due pota verbs molto comuni. Nel frattempo, esercitati con fiducia con quelli imparati fino ad oggi. Vai a vedere gli altri video sui pota verbs, donaci un like e se sei un conterraneo, giù di Bergen, giù di Brescia, giù di Nosan, suggerisci i tuoi pota verbs da mettere nelle prossime puntate. Hai guardato se è arrivato qualcosa, suggerimenti nei commenti? Sì, aspetta un momento che ci guardo. $2,25 buono. $2,25. Esplicativo, diciamo. Ah. Cioè, ho mangiato fuori la casa. Mi sembra che sia...